Bene la Spagna di Pedro Sánchez, la Norvegia e l'Irlanda che riconosceranno lo Stato di Palestina. Anche noi chiediamo il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina per aiutare un processo di pace. Ricordiamo che da ottobre chiediamo un cessate il fuoco immediato per liberare tutti gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas, per fermare questo massacro di civili che è in corso a Gaza e con la follia dell'attacco a Rafah che rischia di essere un'ecatombe, e per portare tutti gli aiuti umanitari che sono indispensabili ad una popolazione palestinese che è ingiustamente punita in modo collettivo, quando sappiamo che è fatta per il 40% di minori, ragazze e ragazzi che con i terroristi di Hamas non hanno nulla a che fare. Quindi serve un ruolo diplomatico e politico più forte dell'Unione Europea, e in questo chiediamo anche il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina, perché la soluzione due popoli e due stati continua per noi a essere quella a cui puntare. E mentre uno Stato c'è già, Israele, e ha diritto ad esistere in pace e in sicurezza senza attacchi terroristici e missili, manca purtroppo ancora colpevolmente il riconoscimento dell'altro Stato, lo Stato di Palestina, perché anche i palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato in cui vivere in pace e in sicurezza.